The Street Band, non vi fate ingannare dal nome, ma è un gruppo di tifernati, sette elementi che sono insieme dal 2012, vanno a presentare nei prossimi giorni il loro primo album Linea di Confine. Nove brani, ma ce lo facciamo presentare questo lavoro, importante quando si parla di nove brani, da Carlo, uno dei quindi sette elementi. Di che cosa si tratta? Si tratta del nostro primo album, composto appunto da nove brani che spaziano in vari generi, dal rock allo ska, a comunque a ballad e via dicendo. Abbiamo cominciato a registrare questo nostro primo album ad aprile presso i Gem Recording Studios di Michele Pazzaglia e abbiamo da poco finito e ultimato questo lavoro e sarà presentato venerdì 9 ottobre al Free Revolution di San Secondo. Di che musica parliamo? Quale genere? Rock classico, appunto spaziante comunque in vari ambiti, in vari generi del rock. Strumenti che utilizzate? Siamo in sette, quindi siamo due chitarre elettriche, io e Moreno Martinelli, batteria Nicola Liepri, basso Alessandro Conti, tastiere Ezio Lanzi, chitarra acustica e cori Diego Borchiellini e voce Emanuele Bruschi. Vediamo che questi nuovi gruppi, quindi come il vostro, tutti utilizzano questo spazio del Free Revolution, si addice proprio quindi a questa vostra anche musica? Diciamo che il Free comunque è uno dei locali migliori qui intorno per proporre musica dal vivo, quindi sì, è davvero un'ottima location per promuovere appunto un CD. Ecco, presenterete tutti questi nove brani venerdì sera? Sì, nove brani, seguiti poi da un DJ set, insomma sempre rock, per non discostarsi molto dal genere comunque proposto in precedenza.